que pierden peleas, para los guerreros que no tienen guerras, para los que ya no luchan en la tierra, para los que dudan y no eligen nada, los que tienen miedo y puertas cerradas, para los ausentes, los sobrevivientes. Cambian ya tus sueños, nada más. Mamma, aspetta, aspetta. Mamma, aspetta, non capisci. Amore, vattene, vattene, che devo sistemare le cose, mamma, con questo signore. Ha ragione, perché non vai via, Marizia? Non azzardarti a toccarla, degenerato. Attenta alle parole che dici, Sonia. No, no, sta zitto, zitto, perché ti ho visto perfettamente. I tipi come te sono i peggiori, si approfittano del loro potere. Ma ti cacceranno da questa scuola e finirai in prigione per il resto della tua vita. No, mamma, aspetta, non hai capito. No, no, quella che non capisce sei tu. Mamma, perché sei una bambina innocente, l'ho visto come ti abbraccia. No, basta, degenerato! Piantala, basta, degenerato. Parlare da un'altra parte, è la menopausa che l'ha ridotta così, andiamo. Ma è pazza. Sicura di star bene, Bianca? Sì. E allora perché fai questa faccia? Non mi piace stare qui, se ci scoprono. È proibito entrare nel settore dei maschi. Bianca, guardami, stai così per Rocco, dimmelo, dai. Vai a restituire quella videocamera, Lola. Sì, va bene, ma tu devi farmi da palo. D'accordo. Bene. Che stiamo facendo? Niente. Ah, non niente, stiamo facendo io... niente con la videocamera di Rocco in mano. Ok, Guido, io ti posso spiegare. Sì, io... ti prego, spiegami perché non ci capisco niente. Volevo solamente fare una cosina. Una sì. cosina? Sai che lui odia la telecamera. È vero, ma l'ho rimessa esattamente dove era, lo giuro. Sì, ma non so cosa penserà quando lo verrà a sapere, insomma. No, 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 Guido, per favore, non lo verrà a sapere se non glielo dici. Lui può essere terribile, sai? No. Stai tranquilla, io non sono uno spione. Forza, vai, non gli dirò niente. Vai, vai, prima che ti scoprano. E quindi... omosessualità repressa. Mamma, non capisco perché ti sei arrabbiata. Ho agito d'impulso. Quando ho visto che ti stava abbracciando, ho pensato che potesse farti del male. No, quanto sei esagerata, mamma! Non sto esagerando, è una cosa molto seria. No, non è per niente seria. Sì che è seria, ho visto perfettamente quello che ti stava facendo, quel tipo ti ha fatto piangere. No, perché hai visto male, lui mi stava consolando e piangevo per quello che è successo con Pablo. E ora che ti ha fatto quel ragazzo? Non te lo voglio raccontare. No, no, raccontamelo, perché mi sono tua madre e ho il diritto di saperlo. Chiesto, me lo avevi promesso, mamma. Ma che cosa ti succede? Non lo so, amore, ho paura che ti accada qualcosa di brutto. Sono tua figlia, non può accadermi niente di peggio. Stai attenta con Octavio, ok? Perché? Non lo so, non lo so. Ho un brutto presentimento. Qualcosa mi dice che, non lo so, per tutto quello che ti ha fatto da quando è arrivata a scuola. Mamma, in confronto a tutti gli altri professori, Octavio è un bambino, non ti preoccupare. Va bene, ma tu non ti fidare di lui. Non chiedermi perché, ma è una sensazione che ho dentro, piccola mia. Non puoi fare così per ogni sensazione che provi. Non è logico. Beh, non sarà logico, ma ho paura lo stesso. Tu non sei mai stata una paurosa? Lo sono sempre stata, solo che da quando sei nata ho dovuto nasconderlo, perché eri una vera peste. E perché ti è tornata questa paura? Te l'ho detto, non lo so, amore mio. Ma non è normale. Ok, ok, cerco di calmarmi. Ma tu promettimi che farai attenzione. Se ti succedesse qualcosa potrei morire. Non mi succederà niente, mamma. Io morirò. Va bene, te lo prometto. Scusate se vi interrompo, ma temo che sia tardi, Sonia. Bene, vado a prendere il registro. Arrivo subito. Dimmi. Mia madre sta male. Come sta male? Ti ha detto che le faceva male qualcosa? No, 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 non è niente di fisico. È un problema di cuore. Sta uscendo con qualcuno? No. È questo.
È questo, le serve un fidanzato. Non hai qualcuno da presentarle? Io? No, no, guarda, che è lei che non vuole, non ne vuole sapere affatto. Non mi interessa quello che vuole o non vuole. Tu le troverai un fidanzato, va bene? Provvedi, vado alla riunione. Vabbè. E fallo subito, non ti dimenticare. No. No. No? No. No. Che è successo? La videocamera, capisci? La videocamera. Guarda come l'hai ridotta. Ti è caduta? No. Che l'hai fatto? Se prendo chi è stato. Ma guarda come l'hai ridotta. Se lo prendo, lo ammazzo. Giuro che lo ammazzo. No, non ti devi arrabbiare. Capito, tra le mani scusa, io. Ti posso fare una domanda? Non ci credo. Non mi dire che soffri di omosessualità repressa. Stai quasi per piangere come una femminuccia per un pezzo di ferro che non vale un soldo. Pensaci. Visto che sei solo, ne approfitto per dirti che ho organizzato un corso per modelle. Mi prendi in giro? No, no, è vero, è per aiutare mia madre. Ma non dovevamo consultarci su tutto quello che avremmo deciso di fare insieme? L'ho dimenticato, ma ora l'ho detto. Ah, certo, sono uno stupido. Io mi offro... per dividere l'incarico di presidente, ti do tutta la mia fiducia e tu non hai un minimo di etica. Come te? O un po' di meno? Perché mi guardi? Sto aspettando una risposta. Tu sei onesto come me? Io non ti ho fatto niente. Sicuro? Guarda, non so di cosa stai parlando. Può darsi che abbia fatto qualcosa, ma sono sempre stato onesto con te. Certo, e mi hai sempre rispettata, no? Sicuro. Ciao. 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 Eccovi, è una vita. Abbiamo che tardato perché stavamo registrando una demo. È solo la musica per ora, ma credo che abbiamo già il pezzo per il ritorno degli R-Way. È un pezzo vostro? No, è di Rocco. Aspetta, aspetta, l'ha scritto quel tipo. Hai visto la collana che porta? Io non lo ascolto. Beh, io pensavo la stessa cosa. Pensavo che un ragazzo così, con le unghie nere e quei capelli, non fosse in grado di scrivere un brano. E invece alla fine l'ha scritto davvero. Eccolo qua. È vero. Quindi ora zitti e ascoltatelo. No, 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 io non lo voglio ascoltare. Perché invece non stai zitto e ascolti? Ho preso la scossa. Dammelo. Tieni. Arriva, eh? Eccolo. È bello davvero. E il testo? Eccolo qua. Guarda, ti piace? Non è bello? Che cos'è? Un cuore per Francisco, manca soltanto il nome, un po' di brillantini. Guarda che cosa ho trovato sul tavolo. La batteria della videocamera di Rocco. Sì, la prossima volta che vai al settore dei maschi, non contare su di me. È un avvertimento, vado e torno, tienimelo. Allora sei stata tu? Sì, sei ma... Sei stata tu? Hai visto che cosa hai fatto? Hai visto come hai ridotto la videocamera? Va bene, sì, va bene, l'ho presa io, ma non te l'ho rotta. No, ho la faccia da imbecille, dimmi. No, ho la faccia da imbecille. Hai visto come l'hai fatta a pezzi? Ai, mi fai io male, ti la faccio la cacciare, lascia, capito? Lascia. Che succede qui? Che cosa sta succedendo? Lasciala. E tu di che... Io mi impiccio quanto mi pare. Toccala ancora e t'ammazzo, capito? Vattene. Idiota, non lo vedi che è una ragazzina? Ma cos'hai hai in testa? Come mi ha ridotto la videocamera? Non hai mi visto importa. Come mi ha ridotto la videocamera? Toccala ancora, sarà l'ultima cosa che farai nella tua vita, capito? Ragazzi, avete tutti il testo? Sì, ce l'abbiamo. Dai, spingi play. Bene. Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar. Será de Dios.
Non avere paura, sono io. Mi hai spaventato, Bianca. Scusa, io... Dove vai? Beh, da Francisco. Perché? Per dichiarargli tutto il mio amore. Giuro che non faccio che pensare a lui. Lola, me l'avrai detto 10.000 volte che è stato il tuo super Robin Hood. No, evidentemente non capisci. Insomma, non mi hanno mai difeso. Mi sono sempre arrangiata da sola e lui... ha rischiato per me. Ovvio. E adesso sei riconoscente, giusto? Riconoscente molto di più. Io lo amo e devo confessarglielo. Ora che sono sicura che lui prova lo stesso. Non mi importa, glielo dici domani. No. Dimmi in bocca al lupo. Amore mio. Pronto? Ciao amore, ho bisogno di vederti. Che ti succede? Niente di grave, ma devo vederti. Ti aspetto al parco. Va bene, mezz'ora arrivo. No, mezz'ora è troppo, non puoi venire prima. Non posso, devo prima truccarmi, mi devo pettinare, mi devo vestire, non ce la faccio. Per favore, è urgente, scendi così come sei. Sei bella lo stesso. Va bene, vengo. Che succede? Manuel vuole che scenda subito. Oh, com'è difficile essere me. Sveglia, ragazzo! Che rompiscato. Forza, che è tardi, alzati. Va bene. Che fai? Aiutami, no? Avanti, vestiti. Mi hai forse preso per il tuo maggiordomo? Amore mio. Non l'ho sognato. Laura è venuta qui ieri e mi ha baciato. Cosa? Oh, Laura mi ha baciato. Aspetta, mi ha baciato, aspetta, non ci credo. Calmati, tranquillizzati un po'. È vero, stava qui, sì. È venuta in casa. Sai una cosa? Non bere più la sera perché ti sta facendo male. No, stupido, dico sul serio. Non l'ho sognato, è stato perfetto. Sì, perfetto, davvero. Ciao. Che ti sei travestita da camionista? Perché non mi sono truccata? Togliti questo. No, sì, dai, non sì, mi sono non truccata. Importa, voglio vederti lo stesso. No, non voglio che tu mi veda così, sono orribile, orribile. Ah, sei orribile. Sì, ma sei orrenda, lo sai, hai questi occhi azzurri. Ma se almeno avessi potuto pettinarmi, perché così tanta fretta? Io ho una sorpresa, non puoi vedere. Oh, devo chiudere gli occhi? Sì, devi chiuderli così. D'accordo. Pronta? Sì. Pronta? Sì, dai. Eh? Che te ne pare? L'ho fatto io. Oh, ti amo. Sì? Rolls the window down and she... Pablo, che succede con gli R-Way? Nessuno dice niente. Il brano dov'è? Qualche novità? Ci stiamo lavorando. State provando? Sì. Sì? Non ti vedo molto entusiasta. Che succede? Racconta. Maritza, ecco che c'è. Che ti ha fatto adesso? Niente, non lo so. Mi guarda strano, non la capisco. Ti guarda strano, così? No, dico sul serio, viene, mi sembra che mi voglia dire qualcosa, ma non mi dice niente, non lo so. Ma non ti devi stressare, perché? Non darle retta. No, è la verità, viene, mi guarda strano. Sì, strano come questo qui, guardalo. Dai, Spielberg, non posso far aspettare i dinosauri, forza. Perché non ti metti a cercare un altro po' di tuoi ormoni maschili? No! Ci devi pensare. No, io li ho già trovati. No, fermo. Lasciami. Ma piantala, cerca di calmarti. Ma piantala. Tu. Ah, non ti agitare, vai, ti senti male. Non ti agitare, io a quello gli spacco la faccia. Se continua a fare il furbo, lo ammazzo. Hai visto come si pettina? Basta, me ne vado. Vai, che è meglio. Pablo, vieni, sediti un secondo, devo parlarti. Di che cosa? Di Sol. Guarda, la verità è che ti voglio parlare perché non voglio avere problemi. Ho l'impressione che mi venga dietro. Se Sol ti viene dietro, io mi faccio prete. No, Pablo, ho parlato con lei e mi ha lanciato un paio di provocazioni. Ma ti stai ascoltando? Mi viene dietro, Sol, credimi. Come fa a venirti dietro? Dai, smettila di fare lo scemo. Buona giornata. Che succede? A te che sembra?
È il miglior risveglio della mia vita. Ah. Benissimo. Ma sei pazzo! Completamente pazzo! Ti restituivo il bacio che mi hai dato stanotte. Ma quale bacio? Lo sai che io sono fidanzata. Ma di quale fidanzato parli se sei venuta a baciarmi? No, guarda Francisco, questa come scusa è davvero pessima. Laura, sei venuta nella mia stanza e mi hai dato un bacio mentre dormivo. Cosa credi, che sia stupido? Senti Francisco, fatti vedere da un medico, perché secondo me stai diventando matto. Buongiorno Rocco, ti stavo cercando, ho bisogno di te, devi farmi un favore. No, adesso non posso, devo fare una cosa urgente. Dai, per favore, su, per favore, per favore. Che vuoi? Niente, ho bisogno che filmi Pablo. No, perché dovrei filmare Pablo? Dai Rocco, per favore, dai, non fare così, filmalo e basta. Ma sì, lo farei, ma al momento ho due problemi. Per ora ne ho due. Quali problemi? Uno, la storia. Io devo sapere che succede, altrimenti non so che filmare, capisci? Sì, va bene, d'accordo, te la racconto. Ascolta, ma non dirla a nessuno o ti ammazzo. Pablo sta dicendo a tutti che verrà a letto con me, ma è una bugia. Ma io dico, ti rendi conto di quanto ti interessa quello che dica Pablo di te? Un po', mi interessa solo un po'. Va bene, allora più chiaro di così è impossibile. È una storia d'amore, ecco la verità. Conta su di me, lo facciamo. Bene, e qual è il secondo problema? È una tragedia. Il secondo problema è una tragedia. Mi hanno rovinato la videocamera. Distrutta. E ripararla costa troppo. Troppo costoso. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ti trovo un'altra videocamera. E questa te la faccio aggiustare. Mia, ti stavo cercando. Blas, che succede? Scusi, Eredia. No, non c'è bisogno che tu mi dia del lei. Anzi, voglio parlarti proprio di questo. Mm-hmm. Mi sembrerebbe assurdo non darci del tu, non parlare come facevamo prima. Mi stai dicendo che sei ancora mio amico? Certo, e da buoni amici voglio sapere come stai. E che mi confermi alcune voci. Alcune voci? Quale voci? Le male lingue dicono che sei tornata con Manuela. Anche i professori lo sanno. Sì, è vero, sì. L'ultima volta mi hai detto che non lo avresti più fatto. È vero, è successo che Manuel mi ha dimostrato che usciva con Romina solo per dimenticarmi. Ma lui mi amava ancora e continua ad amarmi. Spero che non ti stia sbagliando. No, non mi sto sbagliando. Io con Manuel sto benissimo, siamo fatti l'uno per l'altro. Sì. Poiché ho più esperienza di te, sappi che chi tradisce, tradirà sempre. Manuel non mi ha tradito. Però usciva con Romina. Sì, ma avevamo già rotto. Sì. Quando ami davvero, non ti importa, non riesci a pensare ad altro. Blas, Manuel mi ama, qualunque cosa accada. Se ti amasse davvero, lui non avrebbe nessun'altra mia. Ma non importa. Ti auguro il meglio e se hai bisogno di qualcosa, conta pure su di me. È molto che aspetti? No. Perché mi ha chiamato? Beh, riguarda il tema della monografia che deve fare per punizione. Sì, è quasi pronta, manca molto poco. Comunque non va bene. Come fa a sapere che non va bene se non l'ha vista? Perché non è stato punito solo lei, ma anche la sua amichetta d'avventure erotiche. Dovete farla insieme. Vabbè, che lei faccia la sua monografia, io faccio la mia. No, dovete farla tutti e due insieme. E va bene, allora aggiungerò qui anche il suo nome. Scusi, ma così lei vuole imbrogliare. Ma non è un imbroglio, è un minimo di buon senso. Ma sono ordini del signor Dunoff. Ma... Scusi, mi ha fatta chiamare? Romina. Sì, è arrivata giusto in tempo. Aghire le spiegherà tutto. Seduti e lavorate. Ma vi rendete conto? È venuto da me con tutta quell'aria da Santarellino. Beh, aspetta, e tu che hai fatto? Niente, ho interrotto il bacio e gli ho dato uno schiaffo. Oh, brava ragazza, molto bene. Questa ragazzina si sta svegliando troppo in fretta, mi sembra, guarda me. I ragazzi, pur di darti un bacio, farebbero qualsiasi cosa. È stato strano, mi sono sentita una stupida in quel momento. Come stupida? Ma sei quello è pazzo, Laura. Guarda, Laura, ma tu sai quello che devo raccontarti? Una notizia. Quale? Dai, parla. Quale? Racconta. Ascoltate, mi sono fidanzata. E con chi? Con Francisco. È iniziato tutto come una bugia e ora è diventato reale, non ci posso credere. Smettila di fantasticarci sopra perché sai che non è vero. Non era una fantasia, Laura. Ieri notte sono andata in camera sua. A fare che? Per dirgli tutto, che lo amo. Ma non mi ha dato tempo. Mi ha guardato con quegli occhi bellissimi e addormentato mi ha baciato. Che succede? Mi voglio suicidare. Perché non mi fanno uscire a ricreazione? Ma che ci faccio qui? Ci sono anch'io, Scusa, Romina, non lo dicevo per te.
Cosa credi? Che mi piaccia stare qui con un estraneo? Ma di che stai parlando, dai? Non mi piace per niente stare qui con te. Guarda, Manuel, tu eri il mio idolo, sai? E mi hai molto deluso. Non capisco perché sei così diverso da quello che sembri sul palco. Meglio se continuiamo con la monografia. Sì, meglio. Scusa, mi serve il dizionario un momento. No, no, Romina, no. Non farlo più, ok? Per favore. E perché no? Non c'è nessuno. Ma non importa, non mi sembra giusto che... Io ti chiedo scusa se ti ho fatto del male, ma... Tra noi non c'è più niente e noi due abbiamo rotto. Beh, ma io lo so che abbiamo rotto, però mi piace ancora e credo che baciarsi ogni tanto vada bene, no? No, non la penso come te. Manuel, non ti capisco. Dimmi che cosa c'è di male. Spiegami, secondo te, qual è il limite che divide il bene dal male? Stai facendo tutto questo dramma per un bacio? No, no, non c'è niente di male nel baciarsi. Io credo che sia male fare cose che possono ferire un'altra persona. Questo è il mio limite, capisci? E allora? E allora continuiamo con la monografia e cerchiamo di dimenticare tutto questo. Il mio sport preferito è il rugby, perché unisce destrezza fisica e spirito di squadra. Una cosa che non fa neanche il calcio. A me basta un cavallo per stare bene. Non mi dare una palla perché non so giocare né a calcio, né a rugby, no, né al basket. No, non ti preoccupare, ti conosco, me l'hai già dimostrato. Però impara, impara, dai, andiamo. Sei impazzito, ma e che dai, afferra la forza, prendila, con dai. Questa palla. Prendila, prendila, prendila. Perché non stai attenta? Se sei cieca, vatti a comprare un bastone, sì, almeno. Sì, me ne comprerò uno per rompertelo in testa, idiota, vattene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Lola. Ciao. Una domandina. Sì. Il bacio di stanotte è stato reale o te lo sei immaginato? Certo che è stato reale, Bianca. Che stai dicendo? Strano, Francisco non ti ha nemmeno guardato. E Bianca, sei invidiosa? Guarda che se Rocco non ti si fila, non è detto che a me succeda lo stesso, ok? Ah sì, amore mio, questo posto è davvero stupendo per la mia scuola che di modelle. Dicevo, puoi cominciare oggi stesso, è libero tutto il pomeriggio. E ora che stai guardando... Ah sì, devi tirarti un po' sul sedere. No, amore mio, le mie natiche sono pezzi. Perfettamente sode come le tue, tesorino. Perché lo sai che è un marchio di fabbrica. Sì. Oh tesoro, ti ringrazio che ti preoccupi del mio progetto. No, no, non essere così assillante, altrimenti rimani senza sartoria, senza modelle e senza niente. Va bene, sta calma. E comunque adoro questo posto, sono contentissima che siamo qui. Bene, dove metto il cartello? Che ne pensi? Lo metto lì in mezzo al salone o... Mamma, piantala con le stupidaggini. Allora mi hai portato quello che ti ho chiesto? Sì, ecco la videocamera. Però me la ridarai nel pomeriggio perché devo filmare le ragazze. Manda questa ad aggiustare, per favore. Va bene. Senti Maritza, di chi è questa videocamera? Tesoro! Mi ha lasciato parlare da sola come una stupida. Ho sentito qualcosa qui, nella pancia, vedendo Manuela e Romina di nuovo insieme. Ma si stavano baciando, che so, toccando, si mandavano degli sguardi strani. No. Ah, e continuerai a non fidarti di Manuel? Così lo perderai di nuovo, come l'altra volta, mia. Eh? No. No, sì, ma, non ho finito, non ho finito. Tu manderai all'aria questa storia per una stupidaggine. Ma va bene, allora spiegami, che stavano facendo Manuel e Romina nella sala professori? Dimmelo, spiegamelo. Ah, studiano nella stessa scuola e comunque fammi capire bene. Tu ami Manuel? Bene, amare vuol dire anche fidarsi. Dimmelo più convinta, sì, lo amo. E quindi se tu lo ami devi fidarti. Sì. Ora smetti di avere questa faccia e tirati su, mia. Sì. Manuel, per favore vieni qui, io me ne vado, mia, ok? Siediti, benvenuto. Ciao. Che libro è? Dove sei stato? Stavo facendo la monografia con Romina. L'avevi già finita, ricordi? Sì, certo, ma Blas mi ha detto che dovevo farla con Romina per ordine di Dunov. Ah sì? Com'è andata? Bene? No, non molto bene. Perché? Perché... Romina mi ha baciato. Non ti arrabbiare, se te lo dico è perché sono sicuro che capirai e che comprenderai. Ma capire cosa, eh? Capire cosa, sentiamo, spiegami. Che condividi ancora delle cose con Romina, è no, questo che devo capire. No, l'unica con cui condivido qualsiasi cosa sei tu, amore mio. Lei ha superato il limite, ma ho già chiarito le cose, ho già parlato con lei. E anche se dovessero darmi 80 monografie da fare con Romina, non mi farebbe alcun effetto. Te lo giuro. E allora perché me l'hai detto? Perché voglio che tra me e te non ci siano segreti, lo capisci? Sì. Grazie.
Non devi ringraziarmi di niente. Quando ho sentito che ti avrei perso per sempre, ho sofferto tantissimo. E ora che ti ho riavuto, farò come ha detto Andrade. Mi prenderò cura di noi due. E non permetterò a niente e a nessuno di mettersi in mezzo. Anch'io, amore. Lo faremo insieme. Ragazzi, avete visto Francisco? Quello del quarto con i capelli... No, grazie. No. Guarda, Francisco, che mi sono fatto male al braccio, grazie a te. Aspetta, vuoi picchiarmi o darmi un bacio? Dimmelo, mi serve un testimone, Francisco, perché dipende dalla tua isteria. Sul serio, è molto importante, devo parlarti. Tu vai. Me ne vado? Sì. Ok. Senti, avevi ragione. Stanotte c'è stato un bacio. Amore, da quanto aspettavo questo momento? No. Fermo, perché non hai baciato me. Che? Hai baciato mia sorella. Che cosa? È la verità, stanotte hai baciato Lola. No, non può essere, no, non è possibile, dai. Sì, me l'ha detto proprio lei ed è felice perché pensa che vi siete fidanzati. No, un'altra volta no, per favore, ma come ho fatto a confondermi ancora? Va bene, ormai la cosa è successa, dobbiamo trovare una soluzione. No, devo fare qualcosa, subito, ci penso io. Dimmi, amore mio, ti amo, sei la ragazza migliore del mondo. Ti ho fatto i compiti di matematica. Aspetta, ma... quello che conosce la matematica dovrei essere io. Certo, è vero, ma mi sono sforzata, ho fatto i tuoi compiti, ho fatto i miei e così hai il pomeriggio libero per andare a trovare tua madre. No, non credo che andrò. Perché? Se era quello che volevi, andrà bene. Perché non lo fai decidere a me? Io ho solo espresso a parole quello che tu vuoi fare, non ti arrabbiare adesso. Ma come puoi sapere tu quello che non so neanch'io, Tu hai voglia di andare a trovarla, ma la paura ti frena, vero? Ora... quello che non vuoi capire è che fuggire da questa situazione non risolve nulla. Prima l'affronti e meglio, è chiaro? Sì. Hai ragione. Senti, adesso vorrei restare solo. Ho bisogno di pensare e di riflettere, ok? D'accordo? Sì. Che fai? Niente, mi siedo e aspetto che rifletti, così approfitto per guardare il tuo bel viso. Proprio non capisci, vero? Voglio stare da solo. Puoi andare via? Ciao! Senti, aspetta. Oh, no. Se ti serve qualcosa, devi solo chiamarmi. Io sono a tua completa disposizione. Sono sempre qui per te, ok? Sì. Bene, un'altra cosa. Ti amo. Quanto è pesante, accidenti! Ah, bene, adesso sì. Ciao, ti volevo parlare, ma c'è sempre la tua ragazza con te. È fastidioso, non trovi? Potevi venire lo stesso, no? Anche se c'è lei non è un problema. No, non sai con che faccia mi guarda quando mi avvicino a te. Ho paura che possa mordermi. Sai, io non potrei avere una relazione come quella che tu hai con Juan. Siete sempre appiccicati, non ti senti soffocare un po'? Senti, che cosa mi volevi dire? Ah, ti volevo dire che mia madre vuole che impari ad andare a cavallo. Se poi vado in Inghilterra, conosci un insegnante di equitazione? Sì, conosco un certo Hernan Ranieri, lo conosci, no? No. Dopo ti do il suo numero, così lo chiami. Va bene, grazie. La scocciatura è che non mi piace andare a cavallo e devo sopportare un altro insegnante, come se non bastassero quelli che ho già. Ah, ho un'ideona. Perché non mi insegni tu? Io? Dai. Ah, non può essere. Martin, se non stai fermo, finisce che ti taglio un orecchio. Non riesco a credere che io abbia detto quella parola a Maritza, Omar, mi ucciderei. Come ti è venuto in mente di chiamarla figlia, eh? Non lo so, mi è uscito senza pensare. Ma com'è successo? L'hai presa da parte e le hai detto sei mia figlia? Ma tu non mi ascolti quando parlo. Gliel'ho detto come avrei potuto dirle bella o alunna. E allora? Non vedo che problema c'è. Ma come che problema c'è? Non le ho detto una cosa qualunque. Le ho detto figlia. Vuoi farmi diventare matto, vero? Puoi restare calmo, per favore? Sì, restare calmo. Adesso non so come farò a tornare in quel collegio. Lo sai, io non ti riconosco. Un tipo come te che ha sempre dato consigli a tutti, adesso guardati, sembri un bambino. Perché non so come uscire da questa situazione complicata. Non capisci? Sì, però sembra che tu abbia dimenticato tutto quello che ti ha insegnato la vita. Martin, rifletti. Credi che una ragazza di quest'età si ricordi tutto quello che ha detto un vecchio pazzo come te? Lo pensi davvero? Certo. Ah, mi fai male! Te l'avevo detto di non muoverti. Non piangere, figlia mia. Non piangere. Andiamo. Rocco, ti stavo cercando. Guarda quello che ho fatto per te. Ma è fantastico. Per i soldi pagherò tutto io, va bene così? No, ma ti costerà un occhio. Non importa, è una specie di ringraziamento per il piccolo favore che mi farai.
Ah, sì? Sì. Di che si tratta? Hai capito? Giusto un pizzico di trucco per andare al workshop di Sonia, che ne dici? Ma io non voglio fare la modella, perché dovrei andarci? Ah, Vico, anche se non sarà la tua professione, può tornare utile. Ad esempio, ti insegna a curare l'immagine, a muoverti e a saper gestire la tua sensualità. Dici davvero? Grrr. Va bene, allora ci vengo. Oh, grazie. È la prima volta che fanno qualcosa di interessante in questa scuola, approfittiamone. Andiamo. Andiamo. Ma dove stai andando? Da un'altra parte, non mi va di essere trattata così. Bianca, scusami, so che sei stata male. Il fatto è che sono così nervosa. Francisco non mi ha filata per niente. Non sai come ti capisco. E ora che farai? Niente, beh, ci stavo pensando e ora ho capito perché mi ha ignorato. E che cosa hai capito? Che a lui non piace dare spettacolo a scuola, capisci? Perché mi guardi così? Non ti arrabbiare. Invece di farti domande e darti risposte, sì? Perché non vai da lui e gli chiedi che cosa è successo? Non ho niente da chiedere, perché già lo so. Già lo so. No, non lo sai, te lo immagini. Tu immagini le cose solo come tu vuoi che siano. E Bianca, non voglio litigare con te. Anzi, ti prometto che la prossima volta che Francisco non mi fila, glielo vado a chiedere. Lola, Lola, finalmente ti incontro. Sì, dimmi. Possiamo parlare? Sì. Da soli, vieni con me. Hai capito bene, Rocco, sì, vero? Sì, sì. Lascia fare a me, mi occupo di tutto io. Bravo. Ok? E quel dito... Octavio! Ma che succede? Che succede, scusa. Spirito? C'è un altro problema adesso? No, 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 no. Guarda no, che hai fatto, no, sembra no, che sia caduta una bomba, sei incredibile. Che in realtà volevo ringraziarti. Per cosa? Per l'aiuto di ieri. Ah, bene, sono molto contento. E tua madre sta meglio? Sì, non sta benissimo, anzi non sta affatto bene, ma per ora diciamo che ha qualcos'altro a cui pensare. Bene, sono ancora più contento. Io però volevo farti comunque sì, una domandina. Perché ieri mi hai chiamato figlia? Io ti ho chiamato figlia perché è un modo di dire, no? Come sai, io ho viaggiato molto e adesso utilizzo un certo numero di differenti modi di dire grazie nei diversi paesi, no? Uh-huh. Ma se ti ha dato fastidio, perdonami, sai, io sono arrivato da poco e quindi devo perfezionare il mio modo di esprimermi. Ecco. Dove sei stato? Nel Centro America. Che meraviglia! Già, che ci facevi lì? Laggiù? A dire il vero, tutto quello che mi capitava, arrangiandomi e vendendo oggetti artigianali. E non insegnavi? Come? Non eri un professore? In realtà... Hai creduto a quello che ti ho detto? Ma è chiaro, il lavoro artigianale era soltanto... era uno scherzo. Ma sembrava vero. Ebbene, sì, come ti ho detto poco fa, mi devo ambientare, nemmeno gli scherzi mi riescono bene, vero? Ero professore all'università di Cuzco, in Perù. Le scorse vacanze le ho passate in Perù. Ho seguito il cammino degli Inca. Davvero? Sì, mi è piaciuto, mi sono innamorata di quel posto. Io sono affascinato dalla Valle del Silenzio. È meravigliosa. E come ti sei arrangiata durante i 5 giorni di cammino? Bene, ora ti racconto. A dire il vero, già il secondo giorno mi facevano parecchio male ai piedi. Ah. Però dopo, piano piano, mi sono abituata. Fermo, fermo, ecco, quella io le do 8 punti. Che otto ne dite? 8 punti? Ma quanto sì, sei tirato? Punti. Non sono mica porti, tutta la mia vita. In fondo cosa le posso offrire? Senti, basta che questa ragazza ti dica ciao e l'adrenalina comincia subito a pompare. No, a me no. Ma davvero, no. Davvero, guardate che foto. Non lo so, che, un po'. Colore preferito? Viola. Viola? No. Il mio è il marrone. Mamma mia. M'intriga il marrone? No. Ma che razza di colore è? Smettila, non sei normale. Animale preferito? L'asino. No! Deve essere per le orecchie. Allora, controlla se c'è il telefono. Aspetta, guarda, vediamo. Eccolo, ecco, ci sta. Scrivi. Chiamala, dai. Chiama. Sarà giusto il numero. Sarà giusto. Dai, chiama. Squilla. Ora ascoltate. Ciao. Sì. Valeria? Sono Pablo. Giusto. Come? Bene, io ho preso il numero da internet, sì. Vorrei conoscerti, non so se ti va. Sì, ho altri 2 amici e volevano parlarti di alcune cose che potrebbero interessarti e... No, al telefono non te lo possono dire, no. Però possiamo... Ma quanto possono essere idioti? Chissà che avrà inventato su di me quello stupido. Ti va bene, ma... Dimmi quale sarebbe la tua vendetta, voglio sapere. No, è una sorpresa, Luan.
numero, perché no? Allora attivate Pablo, il contratto. Pablo, ti devo parlare. Amica, ma non vedi che sono occupato? Sì, ma è importante, riguarda il centro degli studenti. Aspetta un secondo. È urgente. Quando urgente, possiamo. Urgente, aspetta. Urgente, ti passo un mio amico, urgente, un secondo. Su, che c'è? Vieni, forza, andiamo. Pronto? Ciao, come stai? Bene, Fran, ora siamo soli, dimmi tutto, forza. Lola, quello che sì. È successo ieri notte, in realtà non è successo. Ah, anche tu credi che fosse un sogno, no? E invece è vero, bisogna ammetterlo, è no, vero. No, non è successo perché mi sono confuso. Ascolta, credevo che tu... Io stavo dormendo e ho pensato che fossi un'altra. Ho creduto che tu fossi Laura. Cosa? Sì, è così, sono innamorato di tua sorella. E ho ricambiato quel bacio perché credevo fosse lei. Ti avevo già detto l'altra volta che ti vedo soltanto come un'amica. Dopo tanti malintesi su malintesi, io sì, ho sbagliato, sì. Ti ho cercato di nuovo perché mi aiutassi a capire chi era il ragazzo di tua sorella. Sì, l'ho fatto perché morivo di gelosia, mi capisci? Sì. E Lola, davvero, se vuoi picchiarmi, fallo, me lo merito. Ma reagisci, per favore. Me ne devo andare. E immagino che avrai portato i fiori a casa. Ma naturalmente, poi ho una passione per i fiori. E ho ancora il profumo sulle dita. Le hai regalati a tua moglie? No, io non sono sposato. Non che io sia curiosa, ma immagino che sicuramente convivrai con qualcuna. No, sono... solo. Ah! Sono solo. Sì, certo. Mi cucino da solo. Che coincidenza. Faccio la doccia da solo. Sì, anch'io. Ah, davvero? Sì. Ah, che delitto. Ma com'è possibile? Sembra che siamo costretti a partecipare a un torneo interscolastico di rugby. E qual è il problema? Il problema è che dobbiamo vincere. Il problema è che abbiamo una squadra a pezzi. Il problema è che odio questi stupidi tornei. Ecco. Mi scusi, Dunov. Guardi, non sarà un problema. Io credo che la scuola in questo caso... non dovrebbe affatto partecipare. Certo. O è obbligatorio presentarsi al torneo. Mi dica la verità, Dunov. Non è mai successo nella storia di questa istituzione che ci siamo rifiutati di combattere. Dobbiamo combattere e vincere. Non le ha detto il signore Ciamendi, del quale è così tanto amico, che quest'anno ci concentreremo con particolare enfasi sull'aspetto sportivo? Veramente con il signore Ciamendi parliamo molto poco di questo collegio. Ah. Quando ci vediamo ne approfittiamo per parlare di cose molto personali. Ah, beh, certo. Personali, sì. Mi capisce? Sì. E mi dica, visto che lo conosce bene, lui ha molti amici? No, non molti, non molti, diciamo. Quanto basta? Sì, quanto basta. Per esempio il signor Bustamante. E chi è? Chi è? Gloria. Sì? Non ti ho detto di cercare l'allenatore per la squadra di rugby? No, non mi ha detto nulla. Dobbiamo partecipare al torneo interscolastico di rugby. Abbiamo grossi problemi. È logico che dobbiamo cercare l'allenatore, per favore! Sì, signore. L'unico ad avere grossi problemi è lui. Ogni anno diventa più scontroso. Gloria, entro oggi! Sì. È meglio andare. In verità, sai, non mi stupisce la storia di tua sorella e Francisco, perché già immaginavo qualcosa. Come dice mia madre, a pensar male non si sbaglia mai. E tu, come stai? Bene. Io pensavo che una volta scoperta la verità avresti avuto un attacco isterico o avresti spaccato tutto. Invece, non è stato così. Allora, Pili, noi due che facciamo? Non decido io, decidiamo insieme tutti. Ragazze! Ho convinto Marcos a farmi da insegnante! Ah, ma che bello! Non vedi che stiamo organizzando qualcosa di più importante? Ma che succede? Il workshop di Sonia Ray. Sì? Quello che vorremmo sarà... tutti, ecco, andare al workshop di Sonia. Mia ci andrà col suo gruppo e noi non sappiamo che fare. Non ha importanza che ci va, dobbiamo andarci. Io mi sono già iscritta. Cosa? Sì, certo. Non dovevi avvertirci, Fernanda. Pensavo fossimo un gruppo o no? Le cose si fanno insieme. Scusate, non pensavo fosse così importante. Sì, era importante. Ragazze, questo workshop è una porcheria, non ci possiamo andare. Un corso di moda è qualcosa di molto più serio. Ve lo dico io che sono una vera modella. Ma io ci volevo andare. Anch'io. Non possiamo lamentarci così, non capite? D'accordo, allora non ci andrà nessuno e basta. No, non ho alcun dubbio.
I pilastri della squadra saranno Francisco Blanco e Manuel Aguirre. Aguirre? Sì. Francisco sta molto meglio fisicamente. Però Manuel, con un buon allenamento, può davvero arrivare a ottimi livelli. Non ho mai visto quel ragazzo tanto entusiasta per lo sport. Sì, il rugby non gli interessa, infatti non è in squadra. È un peccato, vero? Sì. Però aspettate, se dobbiamo partecipare con una buona prestazione, non dobbiamo tener conto dei capricci degli alunni. Aguirre ci sarà e basta. Hai ragione, Redia. L'Elite Way School deve primeggiare sia nel rugby che in tutte le altre discipline. Giusto. Per questo sarebbe necessario triplicare gli allenamenti. Va bene, molto bene, diamoci da fare, non perdiamo altro tempo, professore. È un po' complicato, Dunov. Ecco, il fatto è che ho tutte le ore occupate e non posso prendere altri impegni. E io le offro la soluzione, trovi un allenatore e divida il lavoro. Se permette, potrei coprire io quelle ore. Ah, sì? Sono stato capitano nella squadra della scuola e come coordinatore sportivo credo sia un dovere. Hai la mia approvazione, Heredia. Prima faremo una prova, d'accordo? Certo, stia tranquillo, non se ne pentirà. Tirerò fuori il meglio da quei due. Specialmente da Aguirre. Muoio dalla voglia di andare al corso di soia. Sì, anch'io. Ho riempito il modulo. Mi manca poco. Sì? Qui l'ho completato. Modella preferita, tu chi hai messo? Come chi ho messo? Ovvio, Kate Moss. Oh, Vico, per favore, quella è squallida. Ah, sì? E allora tu chi hai messo? Cindy Crawford. Oh, ma dai, è scontata. Ma per favore, Vico, che dici? Che ne sai tu? Ti rendi conto che io e te ultimamente la pensiamo in modo troppo, davvero troppo, troppo diverso? Per esempio, a te non piace parlare di Rocco e a me invece piace moltissimo. Va bene, sì, però entrambe pensiamo che sia un ragazzo insopportabile, o no? Sì, su questo hai ragione tu, sì, è vero. Vico, al telefono è per te. Grazie, Gloria. Pronto? Roxana? Roxana, che succede? Aspetta un attimo, non ti capisco. Ho bisogno di parlare con te, Vico. Ci possiamo vedere, per favore? Fammi sapere. Parlavi con mia figlia? Stavi Calma, parlando Pietro, con mia figlia? Come ti sei permessa di parlare con mia figlia? Perché l'hai chiamata? Dai, spiegami, sentiamo! Per invitarla a pranzo, mi stai mentendo, più. Mi stai mentendo! Come per invitarla a pranzo? Di no, perché Hector. L'hai chiamata? Perché l'hai chiamata? Ti giuro tu di l'hai no. chiamata? L'hai chiamata per dirle che io ti picchio! Tu ti l'hai chiamata per no, dirle Hector. Che io ti picchio! Sei una bugiarda! Non mentirmi, maledizione! Continua a darmi occupato, Mia. Ma almeno ti ha accennato qualcosa. Non mi ha detto niente, però... Non lo so, sembrava che avesse qualche problema. Ma no, dai, non preoccuparti. Di sicuro sarà una sciocchezza, come sempre. Davvero, non preoccuparti. Sì, può darsi. Casomai provo a chiamarla più tardi per vedere cosa voleva dirmi. Certo. Qui va bene. Finalmente, abbiamo attraversato mezzo collegio. Sì, ma non voglio che tutti sappiano che cosa succede alla co-presidente. E che ti succede? Non ce la faccio più. Per il workshop o per il litigio? No. È quello che provo per te che non mi fa pensare ad altro. Ma ti stai dichiarando? Non esattamente. No, aspetta, non sono stupido. Mi stai corteggiando. Che ti prende? No, diciamo che non sono innamorata, però voglio passare una notte sola con te. Ma che è, uno scherzo? No. Tutte le ragazze dicono che sei l'amante perfetto. Io non voglio restare con questo dubbio. Beh, le cose non stanno proprio così. Dai, non essere modesto, Pablo. Voglio essere una delle tante ragazze. Tu? Aspetta. Mi stai mettendo alla prova? No, così Forza, non posso. Forza, sono sicura che supererai tutte le mie aspettative. Ma... Aspetta, tu non mi sopporti. No, io non sopporto il Pablo che fa lo stupido. Io voglio conoscere la tua parte sexy. Aspetta, no, non posso, siamo amici. Che storia è questa? Ma che cosa ti importa? Sì, che importa per la copresidenza, per... Non mischiamo il lavoro con i sentimenti. Pablo, mi stai rifiutando? Sì. Pablo Bustamante, il macho della scuola, si sta tirando indietro con me. Sì, beh, non voglio passare una notte con te, niente di più. Sono così tanto brutta. No, sei molto bella. E allora perché? È che... Non è per te. È per me. Quieren salvarte al poco tiempo y no se puede sin nada.
ningún riesgo. Deja girar a